il sistema tutto è commercio e diciamo che tutto ha inizio con degli atti di nascita. Atti di nascita, proseguo, che qua ci sono anche i miei dati personali, atti di nascita che sono a tutti gli effetti dei titoli registrati nei vari comuni. Cioè, che cosa succede? Proprio per il discorso che faceva prima Cosimo Marco Mazzoni, attraverso la venuta al mondo dell'uomo, per vita a mistituere, si crea il cosiddetto avatar giuridico. Questo avatar giuridico non è nient'altro che un titolo di nascita che viene registrato, depositato, viene diciamo dichiarato dal dichiarante, che è il papà di solito, che viene visto come dichiarante, e viene depositato nel comune di nascita. Questo è un titolo a tutti gli effetti ed è un valore, ovviamente, per lo Stato che lo detiene. E adesso vedremo poi perché è un valore, ma volevo semplicemente ricordarvi che voi esistete da questo punto di vista, per quanto riguarda il discorso di stati e corporation, solo perché avete dei documenti. Se no, se non voi non ha, diciamo per assurdo, non avete i documenti, per lo Stato e per la corporation non esistete. E già questa cosa è abbastanza strana, voglio dire, se io sono un essere umano vivo, a prescindere esisto, capito? Non solo perché ho dei documenti, esisto, ma esisto proprio perché respiro. Ma questa cosa, proprio per le spiegazioni che abbiamo dato prima, non viene vista da chi amministra il tutto. Infatti, nel momento in cui si viene registrati con l'atto di nascita, subito parte il codice fiscale che viene ricevuto direttamente a casa pochi 2 o 3 giorni dopo la registrazione, e che quel codice fiscale è proprio il pass per accedere al sistema attuale in cui tutti siamo immersi. Senza il codice fiscale non puoi fare assolutamente nulla a livello giuridico. Infatti il codice fiscale contiene 3 codifiche che, guarda caso, adesso diciamo, non vogliamo essere complottisti, ma semplicemente dei curiosi, che hanno Analisti, siamo degli analisti. degli analisti che si pongono delle domande, secondo me, intelligenti. Poi qualcuno potrà anche dire non intelligenti, per me sono domande intelligenti, cioè tipo che cosa ci fanno 3 codifiche americane sulla nostra tessera sanitaria? C'è una codifica che è la numero 1. Definita la codifica IATA, c'è cioè la codifica numero 2 che è definita la codifica MIL, e poi c'è vabbè, il 3 logo IT, ma c'è una codifica cerchiata di rosso in un rettangolo che è la codifica ABA. Queste 3 codifiche, la IATA vuol dire che è una codifica aeroportuale americana, la MIL vuol dire che è una codifica militare statunitense. E la codifica sotto rettangolo rosso vuol dire che è una codifica dell'American Bankers Association. Mi è un po' association, mi ha dato un po' di e quindi sono 3 codifiche in una tessera sanitaria italiane americane. Ecco, quindi Già questo già questo dovrebbe far pone un riflettere un pochino di po'. dubbi e fa riflettere. Come potete vedere, questo è il sito istituzionale di Sanità e Finanza e lo dicono loro stesso, non è che lo tengono nascosto, no? Lo potete leggere Allora, sulla traccia leggo. 1. Sulla traccia 1 della banda magnetica sono registrate le seguenti informazioni. Secondo la codifica IATA, International Air Transport Association, codice fiscale di 16 caratteri, cognome e nome. Sulla traccia 2 Ecco. della banda magnetica della TSCNS è registrato con codifica ABA, American Bankers Association. Che voglio dire, non è proprio. Quindi ti spiega che cos'è il codice aeroportale a IATA, la Wikipedia. I caratteri in evidenza sulle etichette che vengono poste sui bagagli al check-in in aeroporto sono un esempio di come questi codici vengono utilizzati. Indicano infatti qual è l'aeroporto di destinazione del bagaglio. Praticamente a me mi verrebbe da pensare che siamo come dei bagagli, ma Esatto, così, cioè, il giusto per. codice aeroportale IATA è un codice di 3 lettere che viene attribuito ai diversi aeroporti in tutto il mondo dalla IATA, International Air Transport Association, Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. Quindi,
Va bene. Invece l'ABA che cosa dice? Allora, numero di transito routing reindirizza qui per il sistema di routing numero di banca canadese. Un ABA di routing numero di transito è un 9 cifre del codice utilizzato negli Stati Uniti, che appare nella parte inferiore degli strumenti negoziabili, come i controlli per identificare l'istituto finanziario in cui è stato disegnato. E quindi abbiamo un bel numero ABA che, dal mio punto di vista, potrebbe voler dire qualcosa. Non lo dico, ma potrebbe voler dire qualcosa. Poi non c'è, però c'è anche la codifica 1000, qui non l'abbiamo messo nella slide, che la codifica 1000 è una codifica militare. Quindi magari per un controllo legato al, diciamo, al tuo stato, se prigioniero oppure no. Ecco. Per chi vuole approfondire, trovate il video sulla playlist sul mio canale, dove spiega perfettamente. C'era il video di Daniele Penna, che ringraziamo per quel video che ha fatto sul codice fiscale, dove fa vedere proprio bene bene tutte queste particolarità per chi vuole approfondire meglio. Certo. Ora, qui è un documento dell'Agenzia delle Entrate. La cosa che dicevamo prima, per quanto riguarda la persona, dicevamo che l'uomo non può essere, ovviamente di proprietà di nessuno, quindi un uomo è di per sé libero, mentre invece la persona, se, diciamo, io possiedo il titolo della persona, automaticamente sono il suo amministratore. Nel momento in cui creo un titolo, sono anche colui che lo possiede, sono anche colui che lo amministra. Infatti, guardate un attimo in fondo dove c'è scritto consenso. Che cosa c'è scritto lì, Maria? Allora, il Consenso. Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopraindicati. Hai Quindi qua capito? cosa ci dicono? Ci dicono praticamente, siccome noi siamo gli amministratori della finzione e non dell'uomo, quindi della finzione persona fisica, quindi della maschera persona fisica, che il giurista, abbiamo visto prima, tiene più a quello che ad altro, ok? Automaticamente loro, essendo gli amministratori, non devono chiedere assolutamente il permesso per gestire i tuoi dati personali. E certo, non sono i tuoi. Quindi il tuo Chiaro. nome e il tuo cognome non è il tuo, è il loro e quindi automaticamente ti devono chiedere il permesso, no? È loro, è chiaro qua, molto chiaro. Chiarissimo. Allora, qua abbiamo fatto uno schema che sembra un po' complesso, ma nella realtà diciamo non lo è, perché se noi si vede una freccetta, se io muovo il mouse, si vede la freccetta? Si vede? Si vede, perfetto. Allora, che cosa succede nella vita naturale? Nella vita naturale succede che due anime si incontrano, si vogliono bene, iniziano ad avere un rapporto, dopodiché da un rapporto d'amore nasce un corpo fisico. Questo corpo fisico, che ovviamente è un bimbo, viene in qualche modo abitato, chiamiamolo così, da un essere. Io ho definito io sono, ma potete definirlo anima, potete definirlo come meglio vi credete. Comunque, fatto sta che il corpo fisico viene abitato, chiamiamolo, dall'anima, ok? E quindi che cosa succede? Se l'essere viene ad abitare in un corpo umano, si forma l'essere umano, cioè l'essere in un corpo umano, ok? E fino a qua è tutto un discorso molto naturale. Non c'è niente di giuridico, ok? Se non che il papà in questione, nel momento in cui viene al mondo questo essere in un corpo umano, quindi questo essere umano, lui che cosa fa? Va a dichiarare la nascita nell'ufficio dello Stato civile. Da questa dichiarazione di nascita viene fuori quello che è il cosiddetto atto di nascita. Questo atto di nascita, che è a tutti gli effetti un titolo, ha come nome di questo titolo il nome e cognome che viene dato al bambino, tutto in maiuscolo di solito. E quindi nasce l'azienda, nasce il cosiddetto soggetto giuridico, quello che prima Cosimo Marco Mazzoni, ma anche l'Agenzia delle Entrate e anche altri giuristi intendono come azienda, come artefatto giuridico.
perché da un lato, come potete vedere, c'è un bambino, da questo lato qui invece sono delle pratiche burocratiche di creazione di una finzione giuridica. La finzione giuridica è tutto quello, e sono finzioni giuridiche tutte quelle cose dove non c'è respiro, non c'è sangue, non c'è nulla, ma è semplicemente carta morta. Ok, questo titolo fa generare che cosa? Immediatamente. Fa generare immediatamente un codice fiscale. Voi non lo dovete neanche richiedere. Il codice fiscale, che è come il telaio per una macchina, viene subito generato. E viene generato anche successivamente quella che è la cosiddetto libretto di circolazione, cioè la carta d'identità. E quindi inizia ad mettersi in strada questa finzione, cioè nel momento in cui viene dato il certificato, quindi il titolo di nascita, che è come un certificato di proprietà, viene dato il telaio, che è la tessera sanitaria, e il codice fiscale, e viene dato anche il libretto di circolazione, che è la carta d'identità. Cioè la persona, l'essere umano che si identifica nella persona fisica, in questo caso è pronto per circolare su strada. Dall'altro lato, l'essere umano, quindi dalla parte, diciamo, naturale, lui inconsapevole perché è un bimbo, viene subito considerato, questo grazie a un discorso, grazie tra virgolette a un discorso di diritto canonico, viene subito considerato come persona umana. Ricordo che persona significa sempre finzione. Una finzione però questa volta non del diritto positivo, ma è una finzione del diritto internazionale. Voi persona umana la trovate molto spesso nei libri di diritto canonico o comunque nella logica di diritto internazionale. Non la trovate mai nella logica del diritto positivo. Il diritto positivo è la legge, la civil law che abbiamo qua in Italia. La civil law considera solo esclusivamente la maschera della persona fisica, ok? Perché amministra solo esclusivamente la maschera della persona fisica. Invece il bimbo subito viene in qualche modo recintato in una maschera di persona umana. Dalla maschera di persona umana lo inscatolano subito, immediatamente, nella maschera della persona fisica. Quindi il termine che ho dato al canale che ho di YouTube si chiama Matrix Oska, proprio perché da quello che sei veramente ti inscatolano in una prima maschera che è la persona umana, fino ad arrivare a una seconda maschera che è la persona fisica, fino ad arrivare a plasmarti in un titolo di nascita che è il soggetto giuridico. Quindi tu perdi la tua vera natura e diventi quello che loro vogliono farti diventare, cioè un loro sottoprodotto, tra virgolette, poi vedremo, commerciale a tutti gli effetti. Quindi nel momento in cui io mi vesto di persona umana e poi mi vesto di persona fisica, automaticamente rientro all'interno di una logica meccanica di regolamenti, di logiche, tutte gestite in amministrazione controllata dallo stato di appartenenza. Ok? In questo caso, ovviamente, lo stato chiamato, tra virgolette, Italia. Per il sistema, quindi, nel momento in cui tu diventi persona fisica, quindi diventi una finzione, inizia a essere tutto contratto. Lo andiamo a dimostrare. Chi è Roosevelt? Intanto poi vedremo perché parliamo di Roosevelt, ma intanto vediamo chi è Roosevelt. Allora, fu massone di 33° grado. È già lì qualcosa. Larga parte della sua fama è dovuta al basso e radicale programma di riforme economiche e sociali attuato fra il 1933 e il 1937. Cresciuto con il nome di New Deal, grazie al quale gli Stati Uniti riuscirono a superare la Grande Depressione dei primi anni 30. Tra le sue più importanti innovazioni vanno ricordati il Social Security Act, con il quale vennero introdotte per la prima volta negli Stati Uniti l'assistenza sociale e le indennità di disoccupazione e vecchiaia, e la creazione della Security and Exchange Commission, SEC, l'agenzia federale per il controllo del mercato azionario. Ricordiamo che era il presidente degli Stati Uniti d'America, ovviamente, all'epoca. E poi sotto l'ho voluto sottolineare, che cosa c'è scritto?
Allora, detentore e studioso degli scritti alchemici ed esoterico magici di Isaac Newton. Perché l'ho voluto sottolineare? Perché tante volte quando tu parli alle, tra virgolette, persone, in questo caso uso il termine proprio appropriato, e dici guardate che c'è tanta anche alchimia in quello che succede, c'è tanto mondo esoterico in quello che viviamo, e loro sorridono quasi prendendoti in giro. Nella realtà chi è al potere conosce benissimo questi incantesimi. E li adotta, ecco, e lui, Roosevelt, non se li lasciava sicuramente scappare. Infatti, visto che hai voluto sottolineare questa cosa, perché è molto importante che non dobbiamo dare il consenso a certi contratti, a certe azioni e a certe violazioni dei diritti umani. È fondamentale perché a livello energetico, se tu dai il consenso, accetti a ricevere quella situazione energetica, quelle violazioni. Quindi noi ricordiamo sempre, ogni volta che parliamo con tutti, di non firmare mai nulla e non di dare mai il consenso né all'utilizzo del proprio nome, ma neanche ai contratti che possano essere multe, eccetera. Vero, molto, molto vero quello che dici, assolutamente. Spezzi l'incantesimo, spezzi l'incantesimo. Esatto. C'era qualche messaggio che ci salutava Zero Prof, buonasera a tutti, e poi il dottor Pivetti che faceva qualche affermazione legata al cognome e nome. Lui dice: hanno creato una copia del nostro nome e cognome, creando il cognome e nome tutto maiuscolo, facendo credere che siano la stessa cosa. E sì, è molto vero, cioè loro plasmano l'essere umano in questo nome e cognome e ti fanno credere poi di essere questo nome e cognome, e poi ci sono le varie grafie, che ogni grafia ha un suo significato differente, quindi se è tutta maiuscola significa che, quindi cognome tutto maiuscolo, nome tutto maiuscolo significa che stanno parlando al soggetto giuridico, se c'è un nome in alternato, un cognome tutto maiuscolo vuol dire che stanno parlando alla persona fisica, se c'è un nome, un cognome tutto in alternato, quindi vuol dire che stanno parlando alla persona umana. Ovviamente nel momento in cui tu dialoghi, queste condizioni grafiche non si vedono, quindi si plasma tutto nel soggetto giuridico e lì ovviamente ti fregano perché ti fanno fare, cioè non c'è differenza. Nella grafia scritta la vedi, ma ovviamente nelle parole non puoi differenziare questa cosa e lì. E anche lì, secondo me, è un altro grande inganno. Quindi, che cosa è successo nel momento in cui, ritornando a noi, quindi abbiamo visto che c'era il presidente degli Stati Uniti d'America che ha costituito il cosiddetto SEC, che è una borsa internazionale dove tutte le aziende del mondo possono scambiare i propri valori. E che cosa è successo? E l'ha costituita nel 1933, ricordo. Nel 1934 è successa una cosa un po' particolare, cioè Jung, che è il nostro ministro delle finanze, è andato a trovare Roosevelt. Ricordo che appunto la Security Exchange Commission è una borsa dove si scambia di tutto e di più, una borsa valori. E che cosa è successo? Andando a scartabellare negli annuari della SEC, è successo che abbiamo trovato un documento sempre ufficiale della SEC dove si capiva che già il nostro regno sovrano, probabilmente con l'avvento di Jung, ha iniziato a scambiare dei titoli in borsa. Quindi già diciamo dal 34 in poi l'Italia scambiava questi titoli nella borsa americana. Come possiamo vedere, questi titoli poi dal regno sovrano passarono, cosa strana, questo documento, perché prima ancora che diventasse effettivamente Repubblica Italiana, quindi nel 15 dicembre del 47, sapevano già di essere Repubblica Italiana e hanno convertito i titoli che prima erano del regno sovrano, li hanno convertiti in Italian Republic e continuavano a scambiare questi titoli sui mercati, diciamo, della SEC. La cosa buffa e particolare è che tutto questo,
specialmente nel 47, era affidato alla JP Morgan. Quindi l'agente finanziario per l'Italian Republic era la JP Morgan. Ha scambiato parecchi titoli, come qua vediamo in un post, diciamo, del New York Times, un articolo del New York Times. E volevo dire questo, però, che la cosa che fa pensare è che nel 1933 hanno costituito la Security Exchange Commission, nel 1934 Jung è andato a trovare Roosevelt, nel 1939 hanno iniziato ad obbligare i cittadini italiani a fare gli atti di nascita. Prima non erano obbligatori, dal 1939, guarda caso l'incontro che c'è stato con Jung, hanno iniziato ad obbligare ad ogni nascita a fare il titolo di nascita. Quindi questa cosa risuona un po' particolare, un po' strana. Nel 42 hanno unificato quello che era il diritto civile a quello che era il diritto commerciale, l'hanno fatto diventare una cosa unica. Guarda caso, nel 47, prima ancora di diventare Repubblica Italiana, perché la Repubblica Italiana è entrata in vigore proprio nel 48, la votazione era stata fatta nel 46, poi è entrata nel 48 come Repubblica Italiana, qualche mese prima hanno già registrato i titoli Italian Republic. Quindi sembra, a tutti gli effetti, e poi lo dimostreremo, che questi titoli di nascita servissero proprio a dare valore a quelli che erano gli scambi in borsa. Quindi, in poche parole, ve la faccio breve, tutti i titoli di nascita dei cittadini erano utilizzati come collaterali su questi titoli che venivano emessi sui mercati internazionali. Queste emissioni internazionali al SEC comunque continuano ancora adesso, che anche le regioni continuano ad in qualche modo creare queste obbligazioni ed emetterle poi sul mercato internazionale. Quindi troviamo, per dire, sono genovese, troviamo la regione Liguria con i suoi rating, le sue cose, tu sei abruzzese, troviamo la regione Abruzzo, ok, ma ci sono quasi tutte le regioni che giocano ed emettono titoli. E come potete vedere, dal 2001, se non ricordo male, si è registrata da Italian Republic, si è passata a Italy Republic Off. Cioè, che cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Economia e della Finanza ha dato in mano un nuovo titolo a dei trader della London City, l'ha chiamato Italy Republic Off, che tradotto non significa neanche Repubblica Italiana, ma significa Repubblica d'Italia, l'ha messo sul mercato internazionale e ha iniziato a scambiare titoli con questa nuova, chiamiamola corporation, con questa nuova corporation. Come qua vediamo il documento ufficiale ancora. Ovviamente non c'è solo l'Italy Republic Off, ma c'è anche la regione Lombardia, che però è definita nel mercati della SEC come Region of Lombardy. Quindi anche qui gli hanno tradotto il nome, e ricordo che non si fa, cioè se un qualcosa ha quel nome deve essere rispettato. Quindi nel momento in cui tu mi cambi il nome e mi registri come, in questo caso come Region of Lombardy, significa che non sei la regione Lombardia, ma non sei la regione Lombardia. Non so se ho reso l'idea, ok? Se un'azienda si chiama Barilla, non è che poi la traduco e la chiamo Barillas, ok? Quella deve rimanere. Quindi nel momento in cui ne creo un'altra, è un'altra azienda a tutti gli effetti, anche se utilizza il portafoglio della regione Lombardia. Qui abbiamo anche scoperto che addirittura al SEC c'era la città di Napoli, chiamata però City of Naples. Se voi guardate, la cosa curiosa, sia la City of Naples che la regione Lombardia, chiamata Region of Lombardy, sono registrati però nel Delaware, quindi non nella London City come l'Italy Republic Off, ma sono registrati nel Delaware da un certo Puglisi. Ricordo che la città di Napoli, se voi andate nello storico della città di Napoli, nel 2001 era fallita, quindi hanno dovuto un certo Cardillo, come potete vedere qua Enrico Cardillo, ha dovuto correre ai ripari, perché non avendo più sovranità monetaria l'Italia, l'unico modo che aveva per, chiamiamo così,
salvare Napoli era quella di emettere un titolo attraverso questa nuova corporation chiamata City of Naples e recuperare dei soldi per pagare gli stipendi o vedere che cosa farci. Però ha creato questa City of Naples, l'ha registrata in Delaware e l'ha buttata sul mercato della SEC. Che cosa dice Michalizzi a tal proposito? Ricordo che Michalizzi è un economista famoso, ha lavorato anche in London City. Abbiamo un estratto di quello che pensa lui che sia effettivamente l'Italia. Il debito oggi è la variabile chiave. Non si sarebbero spesi questi tabelloni nelle stazioni ferroviarie oggi a dire tu dovrai pagare 40.000 euro di debito pubblico. Perché dicevo prima che non è un segnale due volte? Lo è perché quello non è un debito. Ma anche se lo fosse, è il debito, cari neoliberisti, della SPA che voi avete costruito, non certo mio, perché siete voi che avete separato il popolo dallo Stato. In una concezione classica, secondo il diritto romano, lo Stato è semplicemente l'espressione dei missili di una popolazione che sta sul territorio e esercita la propria sovranità. Oggi invece lo Stato è un'entità a sé. Dobbiamo ricordare che nel Borsa Europea lo Stato italiano è una SPA, è anche un diciamo, identificativo, un codice, si chiama ISIN, per cui viene scambiato sulle borse come se fosse la Apple o Microsoft. È esattamente una SPA come tutte le altre. Come tutte le altre può fallire. Perché? Perché non ha più moneta propria, perché non ha più nessuna decisione che può governare al proprio interno. Se ha bisogno di soldi deve andare sui mercati finanziari e quindi è soggetto al ricatto delle agenzie di rating. Allora, qua Michalizzi lo dice chiaramente, cioè lui addirittura la definisce una SPA, cioè lui definisce l'Italia una SPA perché dice nel momento in cui tu non puoi creare moneta e quindi puoi solo emettere titoli, a tutti gli effetti sei pari e paragonabile a quella che è un'azienda. Un'azienda che deve in qualche modo mettere titoli per avere del denaro e in qualche modo sopravvivere. Questo è un altro screenshot dell'amica Anna, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, che dice che la registrazione di un marchio è come quella di un cittadino all'anagrafe subito dopo la nascita. Quindi, in poche parole, attesta che il cittadino all'anagrafe è come se avesse un marchio. È un brand. È un brand, a tutti gli effetti. Questo qui, poi l'hanno fatto sparire, mi sa, questo... Lo leggiamo tutto? Allora. Sì, vai. La registrazione di un marchio è come quella di un cittadino all'anagrafe subito dopo la nascita. Da quel momento acquisisce visibilità e gode di un riconoscimento formale che lo tutela nei suoi diritti commerciali, aggiungerei io. Ma come per gli esseri umani, la vita del marchio non si ferma alla sua presentazione in società, al contrario è appena l'inizio e prosegue tra modifiche e cambiamenti, rinnovi e nuovi utilizzi, rinunce ed estensioni. È proprio un marchio, il cittadino è un marchio, non ci sta nulla da fare. Ma non solo il cittadino è un marchio, diciamo che alla WIPO abbiamo trovato anche un TN, che è qui stupore dello stupore, ci troviamo proprio l'emblema della Repubblica Italiana, registrata alla WIPO, che ricordo è sita in Svizzera, e... Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Sì. Leggo? Sì, leggi. Diritti di proprietà intellettuale sono pacchetti di diritti esclusivi legati alle varie forme di espressione della conoscenza, delle idee e delle opere artistiche. La moderna proprietà intellettuale include tre principali aree: brevetti, proteggono le nuove idee, marchi depositati, proteggono i simboli finalizzati a distinguere le varie aziende. Diritto d'autore protegge l'espressione artistica. E varie aziende, lo Stato Italia è un'azienda. Diciamo che dal punto di vista, diciamo proprio su carta, non c'è mai scritto, però come dice il buon Michalizzi, si comporta, sembrerebbe proprio come un'azienda. Nella realtà manda avanti tutte questi alter ego, questi avatar anche, e adesso ti dico il perché ti sto dicendo questo, e quindi in un certo senso manda avanti altro. Però nella realtà si comporta proprio come un'azienda. Il TM, infatti, è registrato come Global Brand a tutti gli effetti. Ovviamente l'abbiamo trovato perché la ricerca è stata effettuata
con la V di Repubblica Italiana, non con la U, perché se voi cercate con la U non trovate nulla. Invece ovviamente i veri ricercatori non si arrendono e le provano tutte per trovare, diciamo, come la V che è scritta su, mi sembra, la carta d'identità, la carta d'identità, bravissima, esatto, la vecchia V romana che io non ho più. Tu ce l'hai ancora, Raff? No, io ho una carta d'identità che mi sembra del 2005. Bravo. Come ricordo. Allora, abbiamo trovato anche la WIPO, adesso non so come volete interpretare, perché noi poi non facciamo complottismo, ma semplicemente, come dice Maria Cristina, siamo degli analisti, abbiamo trovato il marchio dei carabinieri alla WIPO. Boh, non so, spiegatecelo voi, io non... Come trademark, tra l'altro, quindi registrato come TM. Praticamente, secondo me, siccome appunto questo debito pubblico sale, si stanno vendendo pure le mutande delle nonne. Può essere, adesso fra un po' vediamo, secondo il mio punto di vista, ma ripeto, non vuole essere verità, ma semplicemente semplicemente uno studio analitico della cosa, vedremo la spiegazione, per quanto mi riguarda, del perché la Repubblica Italiana ha il TN come marchio. Ora, se noi proseguiamo, vediamo che anche le nostre, tra virgolette nostre, non sono nostre, banconote hanno la C di copyright. Potete vedere, se voi prendete una banconota da 20 euro, 50 euro, o chi è più fortunato da 100 euro, potete vedere la C di copyright. Ritornando invece a quello che avevamo visto precedentemente, cioè il TM famoso della Repubblica Italiana alla WIPO, eccetera, abbiamo trovato un documento che, analizzandolo, ci dice che chi gestisce tutti questi emblemi e questi marchi è una società che si chiama Difesa Servizi S.p.A., che è una società che ha come socio unico il Ministero della Difesa. Quindi a un certo punto ci rendiamo conto che questi marchi qui, come dice lo stesso sito della Difesa Servizi S.p.A., sono relativamente alla concessione d'uso e sfruttamento commerciale delle denominazioni, stemmi, emblemi e altri segni distintivi dell'esercito italiano, marina militare, eccetera eccetera. Quindi vuol dire che sopra a questi stemmi e questi emblemi si può fare del business, questo è il punto fondamentale. Quindi ritorniamo sempre alla logica di prima: tutto quello che si fa ormai è sotto commercio, tutto contratto commerciale, ogni cosa è commercio. Una persona fisica vale dei soldi, un emblema vale dei soldi, un marchio, qualsiasi cosa che viene costruito è sottoposto al commercio. È tutto commerciabile. Tutto commerciabile. Se ti fa piacere, puoi sostenere il canale MCC 137 e la libera informazione con una donazione o con una condivisione. Grazie.